in questo numero di Motori Magazine. Rafale, una ventata di aria fresca in casa Renault. Volvo FH Aero, un pieno di tecnologia. Smart Cities, da qui passa il futuro della mobilità. Piacere di guida unito alla tecnologia più avanzata e a un design attento ai dettagli. Sono queste le caratteristiche che contraddistinguono la Renault Rafale, nuovo modello del segmento D che vedremo presto nelle concessionarie. La prima motorizzazione disponibile è un modello E-Tech Hybrid da 200 cavalli. In autunno sarà la volta della E-Tech 4x4 da 300 cavalli. Con un'autonomia fino a 1100 km, Rafale è un veicolo dalle dimensioni pensate per il massimo comfort. È lunga 4,71 metri, larga 1,86 e alta 1,61. Il bagagliaio ha una capacità massima di 627 litri. Comodità senza rinunciare comunque all'estetica e, come dicevamo, alla tecnologia. Grazie a cerchi in lega da 20 pollici, retrovisori in tinta e barre al tetto nere e al Solar Bay, un tetto a cristalli liquidi in grado di diventare opaco e trasparente con comando manuale o con un ordine vocale attivato tramite Google. L'assistenza alla guida è garantita dal sistema Open Air Link e uno schermo touch da 12 pollici che permette di integrare tutti i dispositivi. Sensori di parcheggio anteriori, laterali e posteriori, indicatori di direzione dinamici con effetto 3D filigranato, sistema di distance warning, active driver assist e commutazione automatica abbaglianti ed anabbaglianti sono di serie. Per quanto riguarda la sicurezza, sul nuovo modello Renault sono stati installati l'ABS con assistenza alla frenata di emergenza, airbag centrali, laterali e a tendina anteriori e posteriori, accensione automatica di fari e tergicristalli con sensore di pioggia, sistemi di driver attention alert sullo stato di vigilanza del conducente, emergency lane keep assist per il mantenimento della corsia e rear cross traffic alert per gli ostacoli in retromarcia. Ridurre consumi ed emissioni offrendo una qualità di vita migliore a bordo. Volvo Trucks riassume così la filosofia del suo nuovo FH Aero. Il design adesso è più aerodinamico e consente risparmi del 5% nei consumi rispetto al modello precedente. Un risultato ottenuto allungando il frontale di 24 cm ed eliminando gli specchietti retrovisori, sostituiti da due telecamere ad altissima definizione collegate ai monitor interni. Il sistema Camera Monitor System ha anche un impatto positivo in condizioni di pioggia e buio, ma anche sotto la luce solare diretta e durante la guida in galleria. Quattro le versioni, compresa una a gas e una full electric. Migliorato il comfort a bordo, dalla postazione di guida ai software disponibili. Presenti un forno a microonde e prese elettriche USB-C integrate. Moltissimi sistemi di sicurezza. I freni a disco drag free sono senza frizione parassita e brevettati Volvo e migliorano la capacità di frenata riducendo consumo energetico ed emissioni. Tra i motori termici, prima volta per il nuovo D17 omologato Euro 6 con potenza massima di 780 cavalli e 3800 Nm e 17 litri di cilindrata. La nuova serie debutterà fra quest'anno e il prossimo. Un confronto sulla mobilità del futuro e sulle smart cities, per città che devono essere integrate e vicine alle esigenze di chi le abita. Di questo si è discusso a Milano, durante un convegno organizzato dall'American Chamber of Commerce in Italy, primo appuntamento del 2024 del ciclo di incontri dal titolo Walk the Talk, Conversations with Inspiring Leaders, giunto alla sua quarta edizione. Tra i partecipanti, Geronimo La Russa, in qualità di presidente di ACI Infomobility. Non siamo per no auto, no bici, siamo per una mobilità integrata, di facile utilizzo, magari con un'unica applicazione in cui uno possa strutturare un viaggio, magari partendo dal trasporto pubblico e proseguendo con la micromobilità. Una città che deve proiettarsi verso il futuro, però non con improvvisazione e non con blocchi ideologici. Abbiamo parlato di intermodalità, di smart cities, qualcosa che tocca noi tutti, oltre che le aziende e la business community italo-americana. L'evento quindi si colloca in un momento particolare, sia per l'Italia, che sta affrontando quindi dei
tanti cambiamenti, così come per il resto dell'Europa, e che magari guarda anche a quelle che sono gli esempi virtuosi di città che trainano da questo punto di vista di intermodalità e smart cities anche oltre oceano e quindi anche negli Stati Uniti.